Siamo insieme a Renato Salvaggio, autore del volume del libro Auto da Fè, edizioni Claudiano, uscito qualche anno fa, ma recentemente ripresentato anche in occasione, insomma, degli 850 anni dell'anniversario del movimento della Chiesa Valdese. Un libro che è nato come, Renato, che intanto è membro di Chiesa della Chiesa Valdese di Palermo. Come nasce l'idea di questo volume e quali sono un po' gli obiettivi che si poneva? Beh, l'idea è nata che in occasione del 100° anniversario della fondazione della Comunità Valdese di Palermo, che è stata fondata dal pastore Giorgio Appia nel 1861, il pastore Panascia, che era pastore allora della Chiesa, ebbe l'idea di mettere una lapide sotto il portico del Tempio, in cui si diceva appunto che il 18 febbraio del 1560 Giacomo Bonelli, pastore Giacomo Bonelli, è stato arso vivo nella piazza del Lucciardone, che è una piazza storica di Palermo. Allora tutti abbiamo visto questa lapide e io dico: ma chi è questo Bonelli? Vabbè. E ogni volta che vedevo la lapide chiedevo: ma chi è questo Bonelli? Ho cominciato a sfogliare qualche libro di storia valdese e lì c'erano pochissime informazioni, soltanto che era stato preso a Messina e poi diciamo ucciso dopo un processo sommario, arso vivo in un auto da fè a Palermo. E basta. Forse di vederla questa lapide poi diciamo ci ho fatto l'abitudine e quindi non ci pensavo più, però poi dopo qualche anno ripensandoci veramente vorrei sapere un po' di più di questo Bonelli e ho cominciato a leggiucchiare qualche libro, ma anche lì non c'era granché. Però una cosa mi colpì all'inizio, che non si poteva parlare di Bonelli senza parlare anche e soprattutto delle colonie valdesi della Calabria e della loro fine. E allora cominciai a cercare di studiare la cosa e mi venne l'idea di scrivere qualche cosa. Ma che cosa? Non sono uno storico, quindi non potevo fare un saggio di storia su Bonelli o sulle colonie valdesi della Calabria. E allora disse: perché non fare un romanzo? Un romanzo verosimile, di storia verosimile. Questa è storia verosimile. Però come? È un romanzo che avesse come protagonista chi? Bonelli. Non si sapeva niente di Bonelli, a meno di inventare di sana pianta sulle ali della fantasia. Un po' troppo, forse. Un po' troppo. E allora ho pensato di inserire il personaggio di Bonelli in una storia più ampia, con altri protagonisti, sia storici che inventati, che immaginari. E ho cominciato a parlare di queste cose. Però la situazione che c'era allora era una situazione triste, una situazione in cui c'era il dominio dell'Inquisizione spagnola, quindi poi c'era stata la strage dei Valdesi, quindi veniva fuori un romanzo un po' triste, un po' cupo. E allora dobbiamo cercare un poco di ingentilirlo questo romanzo. Allora che cosa si può fare per questo? Inventare una storia d'amore. E allora ho cercato di immaginare una storia d'amore di due giovani che si sono conosciuti, che avevano intenzione di sposarsi, il loro amore è contrastato e poi succede un incidente mortale per cui sono costretti a fuggire da Palermo e poi da Palermo arrivano a Messina, da Messina in Calabria e lì assistono proprio di persona alla strage, alla fine orribile che fecero i Valdesi di Calabria.
E quindi la storia comincia con la descrizione di questo auto da fé, di questo spettacolare auto da fé, perché allora gli auto da fé non erano soltanto delle procedure giuridiche per prima condannare, giudicare, condannare e poi eseguire la condanna, ma erano degli spettacoli popolari, tutta la gente partecipava, chi si divertiva, chi piangeva, la gente di lì, insomma, passava il tempo come una festa religiosa, come una celebrazione di un santo. Questi erano gli auto da fé di quel tempo, almeno sotto l'inquisizione spagnola. E quindi praticamente è venuto fuori questo romanzo. Non voglio... Non svegliamo troppo, no? Aggiungere particolari, perché se non poi... Certo, però l'idea è quella di passare comunque, di abbinare un messaggio storico, sì, certo. Certo, ad una storia inventata, però... Conoscere appunto la storia dei Valdesi, di quell'epoca, e dare un messaggio forte appunto diciamo ha una forte valenza etica questa storia, non è un romanzo così che ma almeno da parte mia c'è stata questa intenzione, poi ci sono riuscito meno, poi lo saranno i lettori a giudicarlo. Allora grazie e buona continuazione nelle sue attività. Grazie a voi.